Bentrovati a un nuovo appuntamento con Mondo Futsal, la rassegna del calcio 5. Anche in questa puntata tanti approfondimenti, tanti servizi, tante notizie sulla Serie A fino al girone unico di Serie D. A tra poco. Inizia dunque la 17ª puntata dell'8ª stagione di Mondo Futsal e inizia con la Serie A che ha ripreso il suo cammino con la sconfitta della AXAD Group Latina al cospetto dell'Asti. 6-3 il punteggio finale per gli Orange di Mr. Cafu. In rete per i nerazzurri sono andati Blanco, Caio e Arnaldo. Nel prossimo match la squadra di Mr. Basile se la vedrà con la Lazio, reduce dalla vittoria interna per 7-2 contro il Corigliano. Ma andiamo a vedere la situazione di classifica. Al comando c'è Pescara a quota 36, Asti a 34, Acquasapone 31, Real Rieti 30, Montesilvano 26 e poi Caos a 24, Cogianco 23, Latina 22 punti, Luparense 21 e poi 13 punti Corigliano, 12 Lazio, Napoli a 10 punti e come detto, come sappiamo, Cosenza è ormai fuori causa da tempo, è rimasta a 0 punti. Nel prossimo turno la Cogianco ospiterà l'Asti, il Real Rieti se la vedrà in casa con la Luparense, Latina se la vedrà invece con la Lazio e poi la sfida tra Montesilvano e Lollo Caffè Napoli e Caos Futsal Pescara. In Serie B sorride la Virtus Fondi che incamera 3 preziosi punti con la vittoria per 3-1 sull'Isernia. Le marcature fondane sono state ad opera di Couta, Wagner e De Paola. Nella prossima gara i rossoblu affronteranno la trasferta in trasferta la brillante Torino, reduce dal match vinto sul campo del Campobasso. Questa è la situazione di classifica. In testa la Capitolina Marconi a quota 41, Ardenza Ciampino 35, Lido di Ostia e Orte a 31, Fel di Eboli 30, Virtus Palombara 24, Isernia e Virtus Fondi 22, Torino 20, Città Carnevale Saviano 15, Salerno 10, chiude Campobasso a 6 punti. Ma andiamo a rivivere le emozioni regalate dal match Virtus Fondi Isernia attraverso le immagini gentilmente concesse da Luca Figuccio e Fondi Sal.
In Serie C1 per il girone B continua la bagarre in vetta alla graduatoria. Le tre contendenti raccolgono tutte l'intera posta in palio. La Gymnastic Fondi espugna il campo del Velletri grazie alle reti dei soliti Faria e Nonigno. Male invece la Eagles Aprilia, travolta dalla Vigor Perconti, e l'Atletico Anzio Lavinio, battuto con un rotondo 5-0 dalla Rocca di Papa. In classifica la Mirafin comanda quota 47, ma è seguita solo a una lunghezza di distacco dal Ferentino e a due lunghezze proprio da Fondi. E poi un autentico abisso con la Vigor Perconti a 39, Savio 33, Paliano 28 insieme a Rocca di Papa, Progetto Fruzza al 27, Albano 25, Velletri 20, Anzio Lavinio 16 insieme alla Virtus Fenice, Gavignano 13 punti, ancora a bocca asciutta la Eagles Aprilia. Nel prossimo turno la capolista Mirafin ospiterà il Savio, il Città di Paliano se la vedrà in casa con l'Albano e la Virtus Fenice ospiterà Fondi. E poi a seguire Ferentino Progetto Futsal, Eagles Aprilia Rocca di Papa, Atletico Anzio Lavinio Velletri e Gavignano Vigor Perconti. In C2 il programma prevedeva un proibitivo match per la Vigor Cisterna contro la capolista Nord-Ovest. Ebbene, i pontini hanno retto un solo tempo, naufragando poi alla distanza e perdendo con il punteggio di 6-1. La marcatura cisternese è stata di 30. Nella prossima gara i biancocelesti affronteranno tra le mura amiche un altro avversario ostico, lo Sporting Città di Fiumicino, secondo in classifica. E a proposito di classifica, andiamo a guardarla: 54 Nord-Ovest, Fiumicino 43. E poi Fortitudo Futsal Pomezia 37, Spinaceto 35, Cisterna è insieme a Tor Tre Teste a quota 29, Fiumicino 1926-28, Generazione Calcetto 26, 24 punti per la Pisana, 23 per la Onei, Sporting Club Marconi 21, Eur Futsal 13, Virtus Ostia 12, 6 punti invece per la Roma Calcio 5. Nel prossimo turno, Generazione Calcetto Eur Futsal, Sporting Marconi Fiumicino 1926, Fortitudo Pomezia Nord-Ovest, La Pisana Roma Calcio a 5, Tor Tre Teste Spinaceto, Vigor Cisterna in casa, come detto, contro lo Sporting Città di Fiumicino e la Onei affronterà tra le mura amiche la Virtus Ostia. Proseguiamo la nostra carrellata relativa alla C2, soffermiamoci ora sul girone C e su United Aprilia che torna a convincere imponendo un perentorio 7-1 al Pavona. Una bella vittoria per la squadra del patron Buratti grazie alle reti di Pignatiello, Di Marco, alla tripletta di Bernoni e alla doppietta di Musilli. La formazione di mister Serpietri è parsa in ripresa e motivata per il rush finale della stagione. Nel prossimo incontro gli apriliani renderanno visita allo Sporting Club Palestrina, sconfitto nell'ultima gara dalla History. La graduatoria: Città di Colleferro 47, Virtus Agnane 46, Forte Colleferro 40, Real Ciampino 38, United Aprilia 36, la Istoria 33, il Città di Ciampino a 30, Penta Pomezia 28, Atletico Genzano 20, Atletico Marino 16, Sporting Club Palestrina 13 insieme al Pavona, Virtus Divino More 12, chiude l'Airone a quota 3. Ma su questa convincente affermazione dello United Aprilia andiamo a vedere il servizio confezionato per noi da Fabrizio Agostini e Gianfranco Marcetto. Amici sportivi, un saluto da Fabrizio Agostini e Gianfranco Marcetto. Giornata numero 19 del campionato di Serie C2, Girone C. United Aprilia contro Pavona Castel Gandolfo. Sulla sfera ci sono Bernoni e Pignatiello. Subito Galieti prova il tiro in porta. Lui, regista arretrato, Trabbiani prova subito a mettere dentro. Bernoni, scavino sotto misura, vantaggio United. Pavona però perde il contatto con la sfera, ringhia su di lui Musilli. Garzoli prova addirittura il tiro in porta. E allora parte il contropiede, Musilli tutto solo, Musilli sinistro, la ribattuta di Garzoli e poi Galafate che spara alto. Abbatini, calcio d'angolo, Vona spara il sinistro, la respinta di Masullo. Pallone che si insacca, arriva il pareggio del Pavona Castel Gandolfo. De Marco per Bernoni, prova a sfuggire via e poi arriva la rete. Doppietta di Bernoni, 2-1 United che rimette la testa avanti. Chiude bene però la porta Abbatini, perciò Pignatiello ancora. De Marco arriva con un attimo di ritardo.
Bernoni, palla dentro e Pignatiello firma il tris per lo United e di Pignatiello, mentre la rete del Pavona è uno sfortunato gol di Mozilli, poi arriva la staffilata e il tris personale di Bernoni, grande protagonista di questo match. A Bibi out di destra, 1-2 con Dello Russo, a Bibi porta sguarnita, miracolo di Masullo su Dello Russo, poi Galafate, grande parata anche di Garzoli, poi c'è Garzoli che prende la sfera sulla testa di Pignatiello, a Bibi, va via Bibi sulla destra, esce Masullo, poi c'è Moroni, Galieti, il tiro in porta, la respinta però di Moroni, prova ad andare via Moresco, poi Moroni, che parata di Masullo, prova il suggerimento per Vona ma c'è Andreoli per Mozilli, pallone dentro e Pignatiello firma la cinquina. Galieti per Pignatiello, Aprilia che gestisce e non ha tirato giustamente in porta, poi Mozilli, 6-1, bella azione dello United. Moresco dentro per Moroni, palla sull'esterno della rete, Abbatini per Dello Russo, pallone che si stampa sulla traversa, non c'è spazio, intercetto di Bernoni appoggia De Marco e che si iscrive al tabellino dei marcatori, altruismo di Bernoni. Arriva il triplice fischio arbitrale, termina la sfida 7-1 in favore dello United Aprilia sul Pavona Castel Gandolfo. Loro comunque 3-4 giocatori hanno giocato con me Albano ai tempi della Serie B e li conosco, so che comunque sono giocatori abbastanza emotivi, quindi se tu riesci a chiudere la partita diciamo il prima possibile, automaticamente loro di testa calano, se invece no, così non è, loro fino alla fine non mollano, quindi l'avevo ripetuto più volte in allenamento che comunque la partita andava chiusa soprattutto con palle inattive. Noi settimana abbiamo lavorato tanto su quello perché comunque sono soluzioni in più, e è vero che sono soltanto 3 allenamenti, però devo fare veramente un applauso ai ragazzi che sono stati sotto questo punto di vista bravissimi a ricordarsi un po' tutte le giocate. Oltre alle palle inattive, su cosa stai lavorando in particolare in questi primi approcci? Allora, diciamo che innanzitutto ho cercato un attimo di dare un po' un equilibrio, quindi perché credo che alla fine nei risultati subivamo un po' troppi gol. Mo adesso le ultime due partite sono soltanto 3 gol, e diciamo ho dato equilibrio, ho lavorato molto sulle palle da fermo e ho cercato un attimo di cambiare un po' il modulo di gioco, perché comunque ripeto, per me in questo sport l'equilibrio è tutto, quindi ho adattato un po' diciamo il modulo che resta adattare. Concludiamo il discorso relativo alla C2 con il girone D e con la vittoria a fatica del Minturno 5-4 contro il Coriaceo di LF Formia di Mister Vellucci. L'FC Cisterna vince in goleada contro il Fanalino di Coda Isola Liri con Aniadi che autore di ben 7 reti. La Vis Fondi si impone 3-0 nel big match di giornata con lo Sporting Giovane Risorse, mentre il Real Podgora è corsaro sul campo della Connect. Vittorie importanti per il Futsal Ceccano ai danni della Fortitudo Terracina e per il Real Terracina sul Città di Minturno Marina. Vediamo la classifica: Minturno a quota 40 è in vetta, ma a una sola lunghezza c'è l'FC Cisterna e a 2 la Vis Fondi. E poi lo Sport Country Club a 35, il Giovani Risorse 34, 32 punti per il Real Podgora, 28 per Ceccano, 27 per la Connet e il DLF Formia, 24 per l'Atletico Alatri, 18 per il Città di Minturno Marina, 15 per il Real Terracina, 10 per la Fortitudo Terracina, chiude a quota 4 l'Isola Liri. Le nostre telecamere non potevano certo mancare per questo big match tra Vis Fondi e Sporting Giovani Risorse. Allora andiamo a vedere il servizio confezionato per noi da Gianluigi Velletri e Luca Napolitano.
E concludiamo il nostro consueto viaggio con il consueto gran finale da dedicare alla Serie D, al girone unico di Serie D e alla marcia trionfale della capolista Virtus Latina Scalo, che riesce ad imporsi anche sul Maranola col punteggio di 6-4, alle spalle della prima della classe, battuta d'arresto per l'Atletico Sperlonga, superato dallo United Latina al termine di un match molto tirato. L'altra inseguitrice, la polisportiva Stella, si impone alle Fornafonza e assottiglia il distacco dallo Sperlonga. Lo Sporting Terracina supera Città di Pontinia, così come il Golfo Spinei batte il Montilepini. Vincono in trasferta il Flora 92 sul campo dell'Atletico Rocca Massima e l'Accademia Sport sul terreno del Fai di 2004. Divisione della posta invece tra Formia 1905 e Real Fondi. In classifica la Virtus è a 57 punti, l'Atletico Sperlonga resta a 46, la Stella si avvicina a quota 45. E poi un abisso con lo Sporting Terracina e lo United Latina a 33, l'Accademia Sport a 31, il Formia 1905 a 29, il Montilepini a 28, il Real Fondi 27. A seguire il Flora 92 e il Golfo Spinei a quota 24, il Faiti a 21 punti, il Città di Pontini a 19, Marina Marano la Calcio a 14, Atletico Rocca Massima a 12, le Fornamare 10 punti. Nel prossimo turno il Maranola ospiterà Atletico Rocca Massima, il Real Fondi se la vedrà in casa con il Faiti, il Flora affronterà il Formia 1905, l'Accademia Sport sfiderà il Golfo Spinei, Montilepini contro Sporting Terracina, Atletico Sperlonga, Polisportiva Stella, Città di Pontinia, United Latina e poi le Fornamare, Virtus Latina Scalo. Termina così la 17ª puntata di Mondo Futsal. L'invito è sempre quello di seguirci quotidianamente sul sito mondofutsal.net e attraverso le immagini di youtube.com/mondofutsaltv. Grazie per averci seguito, grazie a quanti hanno collaborato alla realizzazione di questa nuova puntata, grazie a Marco Dell'Orco per la regia. Appuntamento alla prossima.